Mercoledì 15 settembre è suonata anche nelle Marche la prima campanella per il nuovo anno scolastico. A Pesaro tante le emozioni raccontate dagli studenti prima del rientro in aula e dopo i mesi di didattica a distanza sostenuti a causa del Covid. È tutto bene, un po' di ansia però per l'inizio. Adesso ci spera andrà meglio dell'anno scorso e anche i compagni li rivedremo meglio. Questa qua è una nuova scuola per me perché arrivo da Bologna e quindi diciamo è un altro primo giorno di scuola. Con la didattica a distanza non era come stare in classe e stare a scuola e comunque anche con la didattica a distanza non potevi conoscere i tuoi compagni di classe o fare amicizie. La situazione sul bus era abbastanza regolata bene, perlomeno in quello che ho preso io, che era diretto proprio al campus, che non era nessuna linea di nessun tipo verde o rossa. Quelli di solito sono pieni, ma quella che prendo io, che porta proprio qua al campus, era abbastanza vuota. L'anno scorso ero in prima e non ho conosciuto i miei compagni di classe, quindi vorrei conoscerli. Io sono molto tranquillo, però da quest'anno vorrei che fosse tutto al 100%, perché lo scorso anno 50-50 è stato molto, come dire, confusionario. E c'erano proprio due sistemi diversi di approccio agli studenti. Speriamo di restare in presenza, ovviamente, anche perché è inutile dire, ma si sta proprio meglio qua a scuola, c'è un altro ambiente. Importante il lavoro organizzativo questa mattina dei dirigenti scolastici. Oltre ad accogliere gli studenti, infatti, è stato obbligatorio verificare la presenza del Green Pass tra il personale scolastico. All'inizio è andato assolutamente bene, nel senso che non abbiamo avuto problematiche di nessun genere né con il controllo del Green Pass per gli operatori scolastici, quindi i docenti ATA, e nemmeno insomma per tutti gli adempimenti di rito dei ragazzi. In questo momento stiamo attendendo ancora l'ingresso delle classi prime perché c'è un progetto accoglienza. Per quello che mi riguarda è un anno nuovo anche per me, un inizio in una scuola che sono onorata di presiedere, che comunque ha contrassegnato la storia della popolazione scolastica della nostra città. Più o meno ci siamo, noi abbiamo fatto entrare alla prima ora, cioè entro le 8:10, le seconde, le terze, le quarte e le quinte, adesso alle 9:30 entreranno le prime. Ogni ragazzo dovrà presentare l'autocertificazione, i minorenni firmati appunto dai genitori, i maggiorenni possono anche firmarla autonomamente. Anche i controlli del personale scolastico sono andati bene perché la piattaforma chiaramente ci ha dato in un attimo la situazione di tutti, Green Pass verde o Green Pass rosso. Sono soltanto due o tre persone che comunque quando entreranno sicuramente, perché ancora non sono in orario, quando entreranno confido che abbiano il Green Pass verde, che quindi stamattina avranno regolarizzato la loro situazione. Comunque è una situazione, la piattaforma ci aiuta molto perché fino ad oggi, dal 1° settembre, abbiamo controllato tutto il personale che entrava a scuola. Io direi piuttosto bene, tutto regolare, sono reduce appunto da un giro e una perlustrazione. Qui abbiamo anche i container, i cosiddetti container, in realtà sono prefabbricati che alloggiano 4 aule, però sono dotate di comfort, abbiamo potuto appurare stamattina che funziona tutto, la provincia ha fatto un bel lavoro, devo dire. I controlli invece per i docenti e per il personale scolastico? Noi abbiamo circa il 94% di vaccinati. Abbiamo l'altro 6% di gente che si tampona, quindi io perlomeno dentro la mia scuola su 250 unità di personale nessuno è no Green Pass.